Amici telespettatori, ben ritrovati per il nostro appuntamento settimanale con Trentino Chiama Europa. Proseguiamo il nostro viaggio che ci sta facendo conoscere i fondi strutturali europei. I fondi sono destinati anche ai lavori pubblici. In gergo tecnico si chiama Asse 5, è una delle priorità strategiche del programma operativo FESR della provincia di Trento, che ha l'obiettivo di finanziare interventi sugli argini e i bacini montani di alcuni fiumi e torrenti trentini, tra cui l'Adige, il Brenta e il Fersina, per ridurre il rischio alluvionale con un investimento complessivo di circa 9 milioni di euro. Ma non solo, l'Asse 5 del FESR si occupa anche dell'adeguamento e del consolidamento sismico di quei viadotti strategici ai fini della protezione civile, ad esempio il viadotto dei Crozzi, intervento essenziale, 4 milioni di euro, in quanto punto di passaggio chiave per la viabilità trentina sulla statale 47 della Valsugana. Tra gli interventi realizzati di recente c'è quello sul torrente Albola, nel comune di Riva del Garda, per il consolidamento dei manufatti arginali nel tratto tra Viale Trento e Via Grezze. Uno studio condotto sul torrente ha evidenziato una serie di problematiche di carattere idraulico e strutturale. Nel caso specifico, in località Alboletta, il degrado dell'arginatura era particolarmente evidente, come ci illustra l'ingegner Nicola Dal Bosco. A Riva del Garda abbiamo fatto un intervento di realizzazione dell'argine sinistro in un tratto cittadino ed è un intervento che si colloca in una lunga serie di interventi precedenti e che si concluderà con un ultimo intervento immediatamente a valle del tratto oggetto dell'intervento FESR. Il problema del torrente Albola a Riva del Garda era un'insufficienza idraulica in alcuni tratti, specialmente alcuni ponti, per chi abita a Riva i ponti di Viale Trento, i ponti di Via Cattoni, i ponti di Viale Rovereto, tra gli altri, e nel caso specifico dell'intervento FESR di cui parliamo, uno stato di degrado della muratura arginale sinistra nel tratto tra Viale Trento e il ponte del Grez. E quindi in appalto, tramite una ditta privata, abbiamo rifatto circa 300 metri di argine sinistro con una tecnica con lastre prefabbricate rivestite in pietra calcarea che abbiamo largamente utilizzato anche in precedenza. Grazie ai fondi FESR, in Trentino le strutture di protezione che riguardano i corsi d'acqua e i bacini subiscono una costante manutenzione e adeguamento, garantendo ai cittadini il massimo grado di protezione e di sicurezza.